Francesco Brambilla è l'uomo bolla del Top Player of the Year e sa tanto di beffa. Sì, sa tanto di beffa, anche se alla fine, voglio dire, sono colpi che si ripetono abbastanza regolarmente, no? Quindi diciamo l'unica differenza è che quando ti capitano durante il torneo poi hai sempre comunque modo di recuperare, quando sei ai tavoli finali non ci sono più chance in sostanza, no? Quindi, però voglio dire, ero partito cortissimo al final table, quindi avevo recuperato vincendo comunque colpi in showdown, quindi capita, la bellezza del gioco è questa, no? Riviviamo allora questa mano, come si è sviluppata? Anche se era un po' condizionata dagli stack, ovviamente. Sì, 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 c'è stato un raise di 12.000, io sono andato in all-in con 2.9, instant call con 2.7, quindi voglio dire, quando ha girato i 2.7 tutto sommato ho detto ma, poi ha girato 4 fiori al river, ha fatto colore, quindi vabbè. Qualche rimpianto? Quando si esce in bolla il rimpianto c'è sempre, però sono colpi che si possono prendere a favore, si possono prendere contro, l'importante è dimenticarselo subito.